Una provocazione che attiene al dibattito da campagna elettorale in corso in questo momento in Austria. Tuttavia, il nostro intendimento è stato quello di una collaborazione proficua con il governo austriaco, a cui abbiamo evidenziato i rischi. Abbiamo sottolineato in sede europea che, ove vi fossero degli elementi concreti, ci attenderemmo immediatamente delle reazioni da parte dell'Unione europea e, visto che il tempo della propaganda non è infinito, auspichiamo che l'Austria e con l'Austria tutti gli altri paesi europei accettino l'approccio e l'impostazione del Migration Compact che il nostro governo ha presentato e che la Commissione europea, a cominciare da Jean-Claude Juncker, ha immediatamente accettato rilanciandolo con un gesto che io credo sia di grande significato politico per le settimane che ci attendono. Grazie, Presidente Renzi. Ora ha facoltà di replica il deputato dell'AI. Prego. Grazie. Signor Presidente, la ringrazio per la risposta. Condividiamo totalmente la linea che lei ha rappresentato. Oltretutto è una propaganda anche sbagliata perché, come le elezioni austriache hanno dimostrato, ha portato a far sì che creare domanda di destra significa che poi la risposta non può che venire dalla destra. Condividiamo la linea che lei ha espresso. Anche per noi il Brennero è un simbolo. Simbolo anche dei rapporti con un'Austria che è quella che ci piace, l'Austria pluriculturale, l'Austria dell'appello imperiale ai miei popoli, che recentemente magistralmente ha evocato Claudio Magris, non certamente l'Austria che emerge in questi frangenti. Condividiamo la linea che lei ha espresso anche per quanto riguarda le varie iniziative in sede europea che il governo ha promosso. Questa posizione austriaca non è motivata. È contraria ai principi etici e sociali, è contraria allo spirito europeo ed è anche contraria agli stessi interessi di quella vasta area transfrontaliera Trento-Bolzano-Innsbruck, che non a caso in questi anni è stata costruita proprio come segno di superamento dei conflitti in chiave europea. Grazie, deputata Dell'Ai. Passiamo all'interrogazione 3-2229 dei deputati Molteni ed altri concernente iniziative per una revisione delle politiche del governo in materia di immigrazione. Il deputato Molteni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione da 1 minuto. Prego. Presidente del Consiglio, dal 2014 ad oggi sono sbarcati in Italia, anzi siamo andati a prendere sulle coste libiche circa 350.000 falsi profughi. Sono 100.000, 120.000 i falsi profughi che campano a scrocco sulla pelle degli italiani utilizzando soldi pubblici.